Il 4 giugno del 1994, 26 anni fa, ci lasciava Massimo Troisi, uno degli attori più amati dal pubblico italiano. È stato protagonista di tanti film, l'ultimo capolavoro è Il Postino, un film che ha siglato un'importante amicizia con Gerardo Ferrara. Sì, che dire, è stata un'esperienza meravigliosa, nata dal caso, così nel giro di pochi giorni mi sono ritrovato catapultato in questa realtà cinematografica, ma posso testimoniare che è stata un'esperienza che mi ha arricchito tantissimo, perché ho avuto il piacere, l'onore e la fortuna di conoscere delle persone meravigliose. In primis Massimo Troisi, una persona ricca di bellezza, bellezza interiore, una persona meravigliosa, una persona umile, gentile, spontanea, una persona attento alle esigenze di tutti quelli che lo circondavano. A dire il vero, tutto il cast era molto particolare perché c'era questa attenzione, perché lui sappiamo era un po' provato, quindi c'era bisogno di qualcuno che l'aiutasse nelle scene più faticose e quindi cercarono una controfigura e arrivarono a me. Questo è stato il mio compito, perché ci tengo a sottolineare che Massimo ha fatto tutto il film. Massimo l'ha finito fino al 3 giugno, dove abbiamo girato i primi piani di alcune scene fatte a Salina, e dopodiché il giorno dopo è morto. Ecco Gerardo, il 3 giugno l'ultimo Chuck. Com'è stato il tuo rapporto con Massimo in questi mesi di riprese? Ma è stato bellissimo. Inizialmente chiaramente io ero un po' titubante, un po' emozionato, perché ti ritrovi ad avere a che fare giornalmente con Troisi, Filippo Noirele, Nato Scarpa, la Cucinotta, quindi era un cast abbastanza importante, lo stesso regista Michael Redford. Però posso dire con assoluta certezza che l'impatto, diciamo, dopo già 2 giorni per me era veramente come se l'avessi conosciuto da sempre. Soprattutto Massimo, perché ripeto, era una persona, amava scherzare, nonostante la malattia, amava gioire con tutti noi, amava condividere qualsiasi cosa che accadeva sul set. Ecco Gerardo, durante le riprese del film non solo questa amicizia con Massimo, ma tu scopri una notizia importante che ovviamente ti ha cambiato la vita. Sì, in pratica mentre stavamo a Salina, mi raggiunse mia moglie e mi diede la notizia che aspettavamo un figlio, vabbè. E lui tra l'altro ci scherzava molto su questo, perché nel film, non so se ve lo ricordate, ma nasce il bambino che si chiama Pablito, quindi giocava molto con Elena: guarda, lo dobbiamo chiamare Pablito, come sta Pablito? Mi raccomando, riguardati, non vare a faticare Pablito, Certo, era tutto un un continuo. gioco. E poi niente, dopo la sua morte abbiamo deciso all'istante con Elena di chiamarlo Massimo. Ecco, quindi un ricordo che comunque ti porterai sempre, perché è un figlio, il Massimo è stato un punto fondamentale della tua vita, una persona che comunque te l'ha cambiata la vita. Sì, certo, come dicevo prima, me l'ha arricchita tantissimo, me l'ha arricchita soprattutto dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Perché capisci il senso vero dello star bene insieme, della bellezza delle persone senza pregiudizi, senza false moralità, ma davvero la spontaneità, era la spontaneità in persona. Ecco, voi vi eravate lasciati il 3 giugno con una promessa che lui sarebbe venuto qui a trovarti per rilassarsi un po'. Sì, in pratica sì, lui doveva sottoporsi agli ultimi accertamenti per fare poi, credo, il trapianto, e mi disse: guarda, quando rientro, perché dovevo andare a Londra, se ricordo bene, quando rientro vengo un po' a Sapri, perché mi voglio riposare un po' e perché ho capito che tutto sto buono, insomma. Ecco, bravo Gerardo, contesto bene, una vera e propria amicizia, anche se il tempo è stato breve, insomma, sono stati 2 o 3 mesi, però subito è scattato qualcosa tra di voi. Sì, è stata più che amicizia, che è una parola grossa, perché siamo stati poco tempo, però è stato un rispetto l'uno verso l'altro, ma davvero indescrivibile. Lui era, vi ripeto, lui qualche volta che succedeva che arrivava sul set un po' in ritardo, quindi le scene si preparavano con me, veniva vicino e diceva: guarda, ce l'ho, mi devi scusare, ma io stamattina non sono stato, giusto per farvi capire l'entità della persona, ecco. Oppure vedeva una scena al passaggio in bicicletta. Io poi ero molto spontaneo, per via del, non per bravura, ma per via del fatto che non ero ripreso da vicino, quindi non mi creavo nessun problema. E lui niente, scesi dalla bicicletta, mi venne ad abbracciare perché la scena gli era piaciuta tantissimo. Ecco Gerardo, vedo la tua commozione. Quanto contano questi abbracci di Massimo Troisi? Ma sono cose che ti restano lì.
Ecco, questa amicizia è stata segnata anche da un altro evento, un caso. Raccontacelo tu. E niente, poi il caso ha voluto che a distanza di tempo, dopo 2 anni esattamente, nel 96, abbiamo avuto un altro figlio che Quando è nato? il 4 giugno. Gerardo, la tua commozione ci fa capire quanto era forte questo legame, quanto bene c'era tra di voi e soprattutto la stima profonda che tu provi per Massimo, ma anche Massimo per te. Non c'è mai stato un rapporto tra attore principale e controfigura. No, questo lo dico con assoluta certezza. C'è stato un rapporto tra due persone che avevano capito il motivo per cui lui era il protagonista. Il film lo voleva a tutti i costi, perché ci teneva tantissimo a finire questo film. E io avevo capito perfettamente, lui forse apprezzava questo, che il mio ruolo era quello di stare accanto, ecco, senza vedetà magari di fare carriera nell'ambito cinematografico, no, ma era solo quella di alleviare un po' le sue fatiche come testimone poi in una dedica che invece è bellissima, in un libro di scena dove dice proprio questo. Ecco, ti ha fatto anche una dedica, Massimo. Sì, un libro di scena che si vede nel film quando va dal poeta, si chiama Lorenzo Unico Maestro, lì mi fa una dedica meravigliosa, Lo dedichiamo così. Commuoverci nuovamente, Gerardo. Esatto. Quindi un grazie, adesso invece lo diciamo noi a lui per tutto quello che ci ha dato. Esatto, perché veramente ci ha dato tanto. Ci ha dato, io penso che già all'epoca per me era un mito, perché parlare di Troisi nel 1994 era veramente. E poi ci ha dato tantissimo con i suoi film, con la sua persona, con i suoi sketch, con le sue testimonianze. Ci ha dato veramente tanto, un grande patrimonio da preservare. E tu diciamo che un po' ce lo ricorderai sempre, nonostante, sia perché hai lavorato con lui e sia perché gli somigli tantissimo, Gerardo, diciamo la Ma verità. diciamo soprattutto perché ho avuto la fortuna, vi ripeto, il piacere e l'onore di stargli accanto.